L'iniziativa che si svolge è questa della presentazione di una guida all'insegna della sobrietà. È una parola che abbiamo inusitata per certi versi, che abbiamo sentita nei giorni scorsi sulla bocca del presidente incaricato ed attualmente presidente del Consiglio Letta, dove diceva presentiamo al momento della presentazione appunto dell'incarico avuto e della presentazione dei ministri in maniera in formula molto sobria. Ringrazio pertanto doppiamente di questo tutti i presenti. Io credo che Vita Trentina non poteva trovare un partner migliore della SAT per l'individuazione, la progettazione di questa nuova iniziativa sentieristica. E lo dico perché. Vita Trentina ha una propria storia alle spalle di radicamento al territorio. La SAT sappiamo che è l'associazione per eccellenza legata al nostro territorio. Quindi mettere insieme un'esperienza che diventa etica, diventa fondamento morale, ci riconduce proprio a quello che è il sentiero della vita, la strada della vita. Non è un sentiero storico quello che è stato individuato, nel senso che è un sentiero astorico per certi versi, ma molto importante invece dal punto di vista del messaggio, dal punto di vista della trasmissione di un atteggiamento nei confronti della natura che si rifà ad un giovane che in maniera molto radicata ha fatto delle scelte di vita, quindi diventa automaticamente una lezione, un messaggio sia per chi come noi, molti di noi ha i capelli bianchi, ma che vorrebbe e vuole essere un messaggio soprattutto per le nuove generazioni.